Ciao. Ciao. Due domandine? Sì. Facciamo? Bene. Non ci sei attrezzata, perfetto. Dov'è, come mi inquadri? Io mi chiamo Elena e sono venuta dalla Slovenia, da Ljubljana, per fare due domande. Sì. E io personalmente vengo già da tanti anni, ma i cittadini sloveni non la conoscono e i media danno una brutta immagine. Ecco, può presentarsi per... Ma io, cari amici sloveni, che messaggio ci manda? Sono un comico e la mia natura è quella lì, diventato una specie di rabdomante dell'informazione. Ho cominciato col blog, ho cominciato anche un mio attivismo personale di andare nei consigli di amministrazione comprando due azioni di grandi società come la Telecom, come le banche, compravo due azioni e andavo a parlare al consiglio di amministrazione. Facevo spettacoli sull'economia, sulla tecnologia. Poi ho aperto un blog sulla rete, ho cominciato a fare informazione, controinformazione, invitando dai premi Nobel, Dario Fo, a Stiglitz, a Mohamed Yunus, quello delle banche e del microcredito, e inventando tutti, aggregando intelligenze di tutto il mondo su un problema, sull'energia, sull'economia, sulla differenziata. Le nostre 5 stelle è diventato un movimento e sono l'acqua pubblica, la prima stella, il wifi libero e gratuito, e cemento zero, le energie rinnovabili, la raccolta differenziata, quindi un nuovo modo di fare ingegneria, design, un rifiuto vuol dire che è uno sbaglio di progettazione. Abbiamo ripensato il mondo, non è che siamo un partito politico che vuole sostituirsi a un altro, siamo un'idea di mondo diversa. Questa del capitalismo di rapina è finita. Era finito il comunismo perché è applicato male, questo capitalismo è finito, ce ne stiamo immaginando un altro più ecumenico, più da comunità. Il movimento è una comunità, non prende soldi pubblici, non prende soldi dalla politica, si finanzia con 10 euro, 2 euro. Io ogni tanto faccio qualche spettacolo a pagamento, se no sono sempre nelle piazze che do la mia esperienza, la mia popolarità. E adesso abbiamo un grande gruppo politico con 150 parlamentari molto molto bravi, agguerriti, non prendiamo soldi, ci siamo diminuiti della metà lo stipendio e andiamo avanti, due legislature torniamo a casa. Cosa posso dirvi di più? È chiaro come che possiamo cambiare l'Europa, questa Europa che non ci piace, deve diventare un'Europa dei cittadini e non dei banchieri. Questo è la nostra proposta, ma lo diranno un po' tutti anche da voi. Sì. È proprio da cambiare il tipo di fiscal compact, i trattati, il MEX, hanno queste sigle incredibili, l'ALTR o il sigle, il debito che ci passiamo uno con l'altro, è diventata una roba tipo metafisica. Questa non è più un'Europa con 23 lingue, con un terzo delle spese dell'Europa sono per le traduzioni, un'Europa dove non c'è il Parlamento, dove 220 milioni su 335 milioni non vanno a votare. Cioè dobbiamo riprenderci un'Europa che diventi una comunità, non più un'unione. Poi se tenerci la moneta o non moneta si faranno dei referendum. Noi vogliamo inserire nella nostra Costituzione la possibilità di fare referendum propositivi senza quorum, leggi popolari discusse nel Parlamento e poter agire, i cittadini diventano legittimamente le istituzioni, non abbiamo bisogno di delegare a nessuno. I vostri problemi sono i nostri, la corruzione. Sì, sono guai. Quindi avete corruzione, ci sono i soldi. Berlusconi, noi abbiamo un altro che si chiama Yannis Jasso, ma sempre stesso metodo, ecco. Ecco, noi dobbiamo ripensare il mondo, siamo come Willy il Coyote, sapete Willy il Coyote quando rimane sospeso nel baratro, che non cade perché non guarda giù. Tutta questa classe politica e questa classe economica è lì sospesa nel baratro e noi siamo lì a dire guardate un po' giù, appena guardano giù è finita. Noi abbiamo, guarda, basta capire questo, le banche creano denaro dal nulla, abbiamo 200
trilioni di dollari in valuta metafisica, quando il PIL del mondo, la ricchezza del mondo è 70 trilioni di dollari. Quindi abbiamo tre volte la massa della ricchezza del mondo in valuta virtuale. Siamo di una bolla pazzesca, sta precipitando il mondo, almeno nel sud Europa, in deflazione. Vuol dire, la deflazione è la cancrena più pericolosa, cioè quando non ci sono più i soldi, non c'è più le merci, non c'è più la domanda, l'offerta, non c'è più niente. E quindi adesso stanno avvenendo delle cose molto pericolose. Il nazismo in Ungheria, Alba Dorata in Grecia, in Francia la Le Pen. Noi fortunatamente abbiamo mitigato questo fenomeno della destra oltranzista, perché facciamo da cuscinetto. Il Movimento 5 Stelle è l'assicurazione sulla vita di questi biechi individui che andranno via, perché noi vinceremo le elezioni politiche, scusate, europee. E vincendo le europee vinceremo anche le politiche in Italia. Auguri, e mi può dare un messaggio per i cittadini sloveni? Guardate, cercate di resistere, perché se va male qua veniamo tutti lì, quindi cercate di organizzare la nostra venuta. Ci sono un sacco di aziende che sono venute lì, che hanno preso soldi pubblici qua e hanno delocalizzato da voi. Noi abbiamo fatto una legge che chi delocalizza, ha preso soldi pubblici, li restituisce. Ma comunque avete avuto un boom iniziale, ma adesso so che anche voi cominciate a percepire che è un sistema che non sta in piedi. Sì, grazie. Prego. Ecco, io ho il mio libro per lei. Tu che hai da ora? Da scrivo? Cosa? Un libro. Grazie a tutti. 3 anni fa ho scritto un libro e anche in inglese, glielo regalo. Bellissimo. Sul trattato Eutropia. Sul trattato di Lisbona anche. Okay? Bellissimo, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.